Buongiorno signora, lei è la mamma Mamma, di? ho appena detto a Laura di pulire tutta casa perché tu saresti arrivata al momento, altrimenti sarebbero stati guai per lei. Comunque, dato che i Signora? colloqui andranno benissimo, Signora? portami un Che regalino, mi raccomando. carina, la mia principessa. Vabbè, la rispondo dopo. Mi stava dicendo? Ah, quindi stavamo dicendo lei è la mamma di? Sono la mamma di Robertina. Ok, Robertina. Vabbè, è inutile che vedo. Allora, signora, guardi, sua figlia è intelligente, non si impegna? Non mi venga a dire questa frase perché è un'emerita cazzata. No, 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 le stavo dicendo che è in gamba. Sua figlia è in gamba. Ah, lo sapevo, lo sapevo. Lei è la regina della nostra casa. Sua figlia è, diciamo, la leader della classe e litiga spesso con un altro gruppetto, quello più debole. Maestra, stiamo parlando di ragazzine. Che vuoi che facciano? Giocano, no? È un loro modo di giocare. Beh, sì, solo che una volta ha minacciato la sua compagna che se non le avesse passato il compito, gli avrebbe rotto tutti i denti con una ciabattata, capisce? Ma veramente, oddio, tutta sua madre! Sono io che uso questi termini, sì, con mia figlia, quella di mezzo, e mio figlio, soprattutto. Un'altra cosa è che chiacchiera in continuazione la ragazzina. Vi lamentate di quelli che fanno scena muta? Poi arriva una ragazzina che parla, che ha tanta voglia di parlare e vi lamentate, eh? Si mette anche un po' nei nostri panni. Io sono la portavoce degli insegnanti e le devo dire che se sua figlia non si impegna rischia la bocciatura, capito? Senta un po'. Non dica questa frase nemmeno per scherzo, ha capito? Mia figlia a fine anno deve essere promossa anche con voti eccellenti. Il paese è piccolo e la gente mormora e si sa lei cosa va facendo in giro con i suoi colleghi, eh? Suo marito ha le corna più lunghe di una renna di Babbo Natale, quindi stia calma, altrimenti le aspetterà una tragica sorpresa a fine anno, ok? Sì. Parlerò con tutti i professori, non si preoccupi. Sua figlia verrà promossa sicuramente. Si impegni, mi raccomando, si impegni. Detto ciò, io avrei finito. Mia figlia è andata eccellentemente, adesso le vado a comprare il giocattolino come ricompensa, ok? Ci vediamo, maestra. Al prossimo colloquio, eh? Si impegni, si ricordi, si impegni. Luisa? Luisa, mi porti una camomilla per piacere? Oddio. Voglio cambiare mestiere. No. Chiederò il trasferimento al nord, il più lontano possibile.